È un autentico gioiello, un capolavoro che è anche tra i più affascinanti esempi di arte e di architettura bizantina in Italia, ma è anche quel che si dice una cartolina di Palermo, una tra le sue chiese più belle e più antiche, oltre che un condensato di storia. Attraverso modifiche, ampliamenti e rimaneggiamenti nel corso dei secoli, conserva le tracce straordinarie dei mosaici bizantini accanto a quelle degli affreschi settecenteschi e delle sculture barocche. Adesso, dopo 2 anni di restauri, la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio è pronta a riaprire le sue porte al pubblico, ai fedeli come anche ai turisti. In realtà il cantiere non è del tutto completato perché mancano alcuni piccoli dettagli, soprattutto non è stata finita la pulizia delle parti esterne, motivo per cui c'è ancora una piccola impalcatura a coprire parte della facciata, ma la società incaricata ha già consegnato i lavori, costati quasi 2,5 milioni di euro. E così, dopo l'anteprima di ieri con il sindaco Orlando e l'assessore ai lavori pubblici Agata Bazzi, l'inaugurazione ufficiale è stata programmata per il 13 gennaio. Per l'occasione la chiesa, fondata nel XII secolo, per volontà di Giorgio d'Antiochia e più nota ai palermitani come Martorana, ospiterà una solenne cerimonia di riapertura al culto insieme al protopresbitero di rito greco. Un bel regalo di Natale, senza dubbio, per una città che spesso trascura o dimentica i suoi tesori, ma che in questo periodo di feste sta per ritrovarne anche un altro, la chiesa di Santa Maria dello Spasimo, un altro luogo straordinario, intimamente legato alla storia della città e alla sua immagine, chiusa ormai da tempo per lavori e pronta a riaprire i battenti. Accadrà domani, nel giorno di Natale, alle 18. Per l'occasione lo Spasimo ospiterà 2 concerti, quello dei Palermo Spiritual domani pomeriggio e poi quello dei Nightingale Singer Ensemble nel giorno di Santo Stefano.